La piccola Diana arriva dall'Ucraina. Assieme alla sua famiglia ha lasciato il suo paese a causa della guerra. Ha soli 10 anni ed è una pianista con un talento eccezionale. Oggi abita ad Ancona e, viste le sue grandissime doti, è entrata al Conservatorio di Pesaro. Ad Arezzo è arrivata grazie al maestro Roberto Pasquini e si è esibita al Teatro Vasariano per un concerto per la pace e di raccolta fondi a favore della Misericordia per l'acquisto di medicinali da inviare in Ucraina. Il Conservatorio Rossini di Pesaro è un conservatorio importante, è una grandissima tradizione, quindi è un incontro anche di culture, anche molto, molto bello, purtroppo per un motivo non altrettanto bello, insomma, motivo brutto, però poi talvolta dalle cose brutte nascono anche dei begli incontri. Assieme a Diana si è esibita l'Orchestra Giovanile di Arezzo, assieme al coro Voce in Canto e al coro Cantori di Vita. Tutti i giovani uniti con la musica, proprio per stare a significare che l'armonia, che la musica veramente è superiore a ogni cosa e che l'armonia della musica ci può aiutare veramente a superare qualsiasi differenza, qualsiasi disparità, nel nome dell'armonia e della pace. Abbiamo portato musiche di tutti i paesi. Paesi che oggi sono in guerra, perché abbiamo musica americana, musica russa, musica ucraina, perché la ragazzina ha suonato Berkovich, che è un compositore ucraino. Il concerto ha infine previsto anche l'esecuzione dell'inno ucraino e di quello italiano. Abbiamo avuto chiaramente l'aiuto di una persona ucraina che ci ha spiegato, insomma, la fonetica, e l'abbiamo imparato veramente velocemente, ma con tanto impegno e tanto entusiasmo.